Nuova edizione del nostro videogiornale, queste le principali notizie di oggi. Asiago, ancora introvabile. Francesca, la 17enne, è sparita sabato da Asiago, si cerca nel bellunese. Francesca Scardillo non ha fatto rientro nell'Ovest vicentino, non è stata rintracciata da amici né a Vicenza né nel bellunese. Manca dalla famiglia che la ospita da 6 giorni, vale a dire da sabato. Di lei si è interessata la trasmissione Rai Chi l'ha visto, mettendo in onda foto dell'adolescente e l'appello al ritorno della madre Valentina. Barbarano Mussano si sente male correndo sui colli, un altro runner tenta invano di soccorrerlo. Il nome della vittima, reso noto nel pomeriggio dopo che la tragica notizia è stata portata ai familiari, è Paolo Sturaro, un 56enne vicentino solito trascorrere qualche ora a fare footing tra campagne e colline vicino casa. Uno sportivo, un altro runner, lo ha trovato riverso a terra senza vita. Due ville, pick-up va a fuoco lungo la 31 Valdastico, salvo il conducente, veicolo distrutto. Il conducente è rimasto illeso per la sua fortuna, si è accorto che qualcosa non andava mentre era al volante, ha accostato ed è sceso rapidamente. Proprio in quel frangente il mezzo ha preso fuoco, erano le 8 di stamattina e in suo soccorso sono giunti i pompieri da Vicenza, tra i caselli di Vicenza Nord e Due Ville. Due ville, pattuglia dei carabinieri scorta un'auto con un uomo colto da malore fino in ospedale. L'episodio inconsueto risale all'altra mattina, ma la buona azione è stata resa nota solo oggi dal comando. L'attenzione era stata attirata da un'auto in sosta in modo anomalo a Povolaro alle 8. All'interno una donna che sbraitava per chiedere aiuto per il marito, lui preda di fitte al torace. La via più veloce per l'ospedale era farsi scortare dai carabinieri. Valli del Pasubio, strada delle 52 gallerie, partiti i lavori dopo la frana, sarà riaperta entro inizi estate. Il problema si verificò ai primi di aprile del 2023 con conseguente chiusura al pubblico, necessità di una procedura urgente per provvedere alla manutenzione straordinaria. Trovati gli 8.000 euro necessari per l'intervento, in una decina di giorni sarà fissata una sorta di pedana provvisoria in sostituzione del muretto di pietra in parte crollato. Previsioni meteo 26-28 maggio, sole prevalente, clima mite, ci sarà qualche temporale. L'assenza di una solida alta pressione sul centro Europa favorisce la mancanza di giornate pienamente stabili sul Vicentino. Questo determina l'afflusso di correnti fresche a tratti instabili dal nord. Nelle ore pomeridiane e serali non sarà raro vedere la formazione di celle temporalesche dalle prealpi verso la pianura. Pagina dell'Econazionale Formula 1. Le prime libere a Sainz, Leclerc e Verstappen ancora dietro. La Ferrari mette la freccia nelle prime prove libere del Gran Premio di Monte Carlo, volando insieme a Carlos Sainz, che ha fatto registrare il miglior tempo staccando di 338 millesimi il secondo con nazionale Alonso e la sua Aston Martin. Politica, DL Bollette approvato al Senato, ora è legge. L'Aula del Senato ha approvato il decreto legge Bollette votando la fiducia al governo con 99 voti favorevoli, 54 contrari, 2 astensioni. Approvato alla Camera lo scorso 18 maggio, che anche allora il governo pose la questione di fiducia. Alluvione in Emilia, Romagna, l'Europa è solidale, la Presidente UE nelle zone colpite. Sarà importante il sostegno dell'Europa, lo sostiene la Premier Meloni, che è tornata nelle zone colpite dal maltempo. L'Aula del Senato ha approvato il decreto legge, votando la fiducia al governo con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astenuti. Via libera al DL Bollette e allo stretto di Messina. È tutto, a risentirci.